Many fresh in the building, I don't know what the fuck is going on. Lo so, è un po' di tempo che non faccio video. Ho finito i soldi, quindi ho dovuto riaccendere la mia telecamera. Gira voce che 6ix9ine è uscito, si è comprato un po' di chain. Ieri ha fatto una live e aveva 2 milioni di spettatori. Like, what the fuck? 2 milioni di spettatori, bitch, ma di cosa stiamo parlando? Oggi andremo a fare un po' la traduzione barra punto di vista mio sulla live che ha fatto appunto 6ix9ine. Prima di iniziare però, ladies and gentlemen, vi invito a seguirmi su Instagram, tu_bass e many2fresh. Purtroppo non sono più Fresh with the Cash, ho dovuto cambiare nome perché ci sono almeno 100 account che vogliono essere freschi come me, bitch. Può essere fresco ma non può essere fresh come many2fresh, bitch, hai capito? Perché ho il tatuaggio sulla pancia, ce l'ho, i filmi tu no, bitch. Qua davanti ho la live di 6ix9ine. Prima di startarla, goddamn, vi ricordo che 6ix9ine aveva detto che avrebbe dovuto fare una live, ma non aveva mai annunciato l'uscita di un pezzo. Quindi è un genio. Tra cui quel pezzo ha fatto 20 milioni, ma in nemmeno una giornata. Ma cioè, 6ix9ine, il king is back, bitch. Guardiamo la live, la traduco e poi facciamo un punto della situazione. I filmi. This is a $500,000. $500,000. Look at the diamonds in them teeth. Ok, qua sta dicendo che praticamente sta flexando le sue chain, dice che lo squalo l'ha pagato 500,000 solo il pendante. C'ha quella Cuban che non so quanto pesi, ho paura solamente a metterla al collo, goddamn. And nobody got this watch. Well, I think like two people got it, but if you don't got this watch, we can't beef. Dice che in tutto il mondo solamente due persone hanno il suo orologio e se tu non hai questo orologio non puoi avere il beef con lui. Cioè, se tu non c'hai quel cazzo di orologio al polso, niente beef con 6ix9ine, è la sua regola. Me and you not in the same bracket. Io e te non siamo allo stesso livello. If you don't got this watch right here, this watch right here, this watch, over $500,000, why we can't beef? I broke the YouTube, I'm at 5 million views in 1 hour. Qua praticamente ripete ancora che se non hai quell'orologio con lui non puoi avere il beef. Cresciato YouTube perché in un'ora ha fatto 5 milioni di views. Quindi, tanto di cappello per 6ix9ine, you feel me? You know why people so mad? Cause vi ricordate quando parlavo? Sapete perché la gente è così arrabbiata con me? They thought it was over for me, they counted me out. Oh, yo, you rat, it's over for you. Y'all could never. Y'all could never cooperate with the government and come back. Y'all could never do that. I'm a living legend at the age of 24 years old. Io sono una leggenda vivente all'età di 24 anni. Ed è vero. Cioè, chi è che ha fatto 2 milioni di spettatori in una live? Io no. Tu che stai guardando questo video non penso. Allora, è il king. Look at these 1.6 million. Shout out to Tory, shout out to Drake, shout out to Bad Bunny. Y'all niggas could never. Qua sta dicendo bella per Drake, bella per Bad Bunny, bella per tutti quanti, però voi non potrete mai fare queste views che sto facendo io adesso nella mia live. Stop playing with me. Stop playing with me. Stop playing with me. Look at this. 1.6 million. 1.6 million. Ora riflexa la chain col pendante, dice che l'ha pagata 1.6 milioni. Secondo me avrà speso in totale 800,000, perché si sa che 6ix9ine raddoppia i prezzi. Ad esempio, l'Ison Matty, sai no? Pagato 1000, dico che l'ho pagato 10,000. Fa un po' sto giochetto. Però comunque, goddamn, 800,000 al collo ce li ha, senza calcolare le altre 5 che c'ha. We can't beef, me and y'all not the same. Non possiamo beefare, io e te non siamo la stessa cosa. King of, wait, why I keep hearing King of New York, King of New York? Y'all not the Kings of New York, look at the numbers. Why he winning right now, yo? Yo, how y'all let that kid rat, right? How y'all let him rat and come home to beat, still get more numbers than us, break all the records, why y'all let... Qua praticamente sta dicendo, io capisco perché piangete, sono andato dentro, ho snicciato, sono uscito, faccio ancora più numeri di prima e sono tornato a fare ancora più soldi. I can't stand it or something? Y'all can't stand it, y'all can't... Listen, you live your whole life, right? You live your whole life trying to be a real nigga. And this is me, this is real Danny shit. Fuck 6ix9ine, right? This is some Daniel Hernandez shit. Qua sta dicendo, vuoi vivere la vera vita da real e bla bla, fanculo 6ix9ine, adesso vi sto parlando da Danny. Danny è il suo nome. You live your whole life trying to be a real nigga, trying to be a stand-up tall, loyal guy. To try to shit on a kid like me, to be like, yo, fuck that, he's a rat, he's a rat, he's a rat, he's a rat. To be like, yo, he ratted. To then a rat. A rat like me to come home and still do more numbers than you, I would be mad too. Qua sta dicendo che capisce la situazione perché se un ratto torna a casa e poi fa ancora più numeri di me,
anche lui sarebbe incazzato. Quindi avete capito, lo ammette, anche lui, se lui non fosse stato 6ix9ine ed era, diciamo, un altro trapper, anche lui si sarebbe incazzato con lui stesso, diciamo. Because no matter how much dirt y'all throw on my name, no matter, and I've seen everything. Everybody wanna be quiet now. For 2 years y'all made fun of me. Y'all done made memes. Adesso sta dicendo che è 2 anni che la gente lo piglia per il culo. Lui sta zitto, sta calmo. Però vede tutto quanto. Adesso sta ridicendo un po' la merda che è passato, fra virgolette. Me, y'all done threw my name in the dirt. Yo, rat bitch, fucking trrrra. Y'all didn't go through what I went through, and I still came home, and I'm a legend at the age of 24 years old because I came home, and a rat is doing more numbers than you. I would be mad too. I would. I wouldn't be able to sleep at night. A real nigga wouldn't be able to sleep at night. I would go home sleep. E dice ancora che anche lui sarebbe incazzato se un ratto torna a casa e fa più numeri di lui, e dice che la notte non dormirebbe, gli verrebbero gli incubi. And I get it. If you got one Richard Mille, nigga. Qua dice, se tu c'hai un Richard Mille. This all mine, nigga. No, I'm fronting, I'm fucking. Io ne ho 4. Guarda, cioè in verità ne ha 3. Comunque non so quanti milioni c'ha al polso. Forse 1.5. Yeah, whatever y'all rappers do, nigga, that's mine, nigga. All 4 cars, Lambo, Lamborghini Aventador, Wraith, McLaren, G-Wagon. Qua sta facendo la lista delle auto che ha. La Aventador, un G-Wagon, vabbè. You name it, nigga, all mine, all border. Y'all can't fuck with me, y'all can't come. E qua appunto dice che non potete fotter con me tutta sta roba, voi non siete nessuno. If there is a street code, right? If there is a street code and there's something so-called as loyalty and everything and no snitching and all of that, I get it, right? But where was the loyalty when you were sleeping with my baby mother? Where was the loyalty? Qua sta parlando di lealtà, dice che praticamente la gente che va attorno voleva solamente fotterlo, usarlo per il suo business, prendergli soldi, avere guadagni tramite di lui. E soprattutto dice che uno di loro ha voluto pure fottere la sua baby mamma. La baby mamma è la ragazza con la quale tu fai una figlia. Però questa storia secondo me è fake, la roba lì della baby mamma, perché c'è un'intervista del suo DJ su No Jumper. Il DJ si chiama DJ Pinch e dice che la storia della baby mamma è tutta una balla per, diciamo, fare la vittima e pararsi il culo. When you was caught on the wiretap trying to kill me, where was the loyalty when you tried to kidnap my mother? Poi dice anche che volevano ucciderlo, lo chiamavano, lo minacciavano, e quindi vabbè, si sta un po', diciamo che si sta parando il culo per aver snitchato, ecco. Where was the loyalty when you were stealing millions of dollars from me? Where was that? So who broke it first? I get accept the fact that those is all true facts. Y'all don't wanna y'all understand why I snitch. Y'all understand, y'all don't wanna understand. Qua dice una cosa molto ma molto figa. Voi avete capito il motivo per il quale io ho snitchato, però allo stesso tempo non capite. What the fuck? It's not that y'all don't understand. Y'all don't want to understand. E poi qua appunto dice, non è che non capite, voi non volete capire. Qua dice, sono un ragazzino messicano che rappa. Fa troppo, cioè, io non so cosa dire, proprio il suo modo di atteggiarsi, quella roba lì. 6ix9ine spacca. So, you wasn't loyal to me, but you understand. Let's understand. All right, let me tell you, before I got locked up, right? Before I got locked up. Prima che fossi stato carcerato. Fuck that rainbow hair nigga. Fanculo quel ragazzino con i capelli colorati. Fuck Tekashi Snuff. Y'all didn't really have a reason to dislike me just because I screamed. Voi sinceramente non avete una ragione per odiarmi. Screamed in raps and I got rainbow hair. That was your reason, right? Voi mi odiavate solamente perché avevo i tatuaggi, avevo i capelli colorati, ecco il perché. Oh, he's mad, loud, that was your reason. But then, now y'all got a reason, so of course the go-to is, oh, he snitched. My family, my mother, my family don't deserve that, and I'm sorry. Qua si scusa con sua madre, la sua famiglia, che mente, anche loro hanno ricevuto comunque insulti pesanti, e fa che non se lo meritano loro perché non c'entrano nulla. But y'all not gonna break me down like if I did something wrong. Listen, I snitched, I ratted. Ho snitchato, ho rattato. Qua lo dice proprio in modo. But who was I supposed to be loyal to? If you can't be loyal to me. E qua ripete il solito discorso di prima, non, cioè, io dovrei essere sincero con gli altri e non snitchare quando questi qua volevano fottermi i miei soldi, la mia baby mama, volevano scoparmi le mie ragazze. E qua rifà ancora il giro di parole. Niente, ora vi dico un po' il mio punto di vista. 6ix9ine è entrato, ha detto che doveva fare una live. In verità, prima della live ha cacciato il pezzo, ha crashato YouTube. Numeri da paura, cioè in mezz'ora aveva fatto già 7 milioni su Instagram. Ma di cosa stiamo parlando, ladies and gentlemen? Nulla. Che è uno snitch, l'abbiamo capito, però bisogna vedere
da che punto di vista. Facciamo un gioco, ad esempio, io faccio una rapina, il mio amico va dentro, la polizia gli dice: vuoi farti 40 anni oppure ci aiuti a beccare il tuo amico? Capite? È un po' difficile la situazione. No snitch totalmente, perché ho avuto brutte esperienze con gli snitch. E quindi niente, ladies and gentlemen, siamo giunti alla fine del video. Se vi è piaciuto lasciate un bel mi piace, se non vi è piaciuto a me non me ne fotto un cazzo. Vi ricordo ancora di seguirmi su Instagram, tu lineetta bassa Manny2Fresh. È una cosa molto molto importante, te lo tell never stop. Haters gonna hate it, bitches they gonna suck my dick. Shoo-woo!